Ciao ragazze, buon pomeriggio. Allora, oggi pomeriggio voglio provare ad utilizzare per la prima volta la polvere di ceramica. Allora, ho questo barattolo da circa un anno e mezzo e l'ho preso sul sito Le Bimby. Quindi non l'ho mai utilizzato, non ho mai diciamo, non so come si usa. Vabbè, sì, sto leggendo le istruzioni, qui dice di mescolare la polvere all'acqua e poi creare questa sorta di impasto che poi va versato negli stampi, quindi è semplicissimo. E qui dice che il tempo di essiccazione è di 30 minuti, quindi dopo 30 minuti si può tirare fuori dallo stampo, mentre bisogna aspettare 48 ore prima di andare a dipingerlo con i colori acrilici. Poi, mentre sta indurendo, si possono inglobare eventuali ganci. E niente, qui fa dunque le istruzioni di uso: una parte d'acqua e tre parti di polvere. Esempio, 90 grammi di polvere e 30 grammi di acqua. Io farò 45 grammi di polvere e 15 grammi di acqua, proprio per vedere, insomma, se mi riescono queste creazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi sono preparata una ciotolina con la bilancina. Poi mi sono preparata dei bastoncini di legno per andare a mescolare il mio composto, diciamo composto, e un cucchiaino per prelevare la mia resina. E sì, ciao, aiuto, la polvere. Allora, comincio con pesare 45 grammi di polvere. 45 grammi di polvere e unirò 15 grammi di acqua. Siamo a 37, 42, 40. Ok, 45. Allora, aspettate che chiudo il barattolo. Ok, chiuso il barattolo, metto via, prendo l'acqua, quindi sono 45 grammi di polvere e vado a pesare 15 grammi di acqua. Siamo a 5, e siamo a 9. 11, 13, 14, manca 14 e 22, manca proprio un pizzichino di mezzo cucchiaino d'acqua, manca. Ecco qui, sono andata a prendere altra acqua e sono 15 grammi di acqua, perfetto. Adesso tolgo la bilancina. Aggiungo anche sì, il colorante, il pigmento. Vado ad aggiungere il pigmento, ne metto un po', perché se viene bene poi magari posso dividere in vari contenitori la polvere di ceramica e andare poi a colorare ogni singolo bicchierino, un po' come per la resina. Adesso giro. Adesso versiamo nella tartaruga. Oh, quanto è bella questa tartarughina. Poi Jack. Facciamo anche Jack. Ok. Non ne metto di più perché sennò va a coprire gli occhi. E vediamo se basta per riempire il fiocco. Vediamo un po'. Oh sì, che basta per riempire il fiocco. Un altro goccino qui da Jack. Ok, un altro po' qui alla tartarughina e lascio asciugare. Poi ragazzi, andiamo a vedere come sono venute queste creazioni. Eccoci qua. Allora, andiamo a vedere come sono venute le creazioni.
Allora, iniziamo da Jack. Iniziamo da Jack. Vediamo un po' com'è venuto. Ok, piano piano. Eccolo qua. Oh, ma che carino, è venuto bene. E anche il colore mi piace, quindi il pigmento in polvere si può usare tranquillamente per andare a colorare la polvere di ceramica. Carino, mi piace. Poi, allora, siccome questo è un esperimento, cioè dietro ci ho messo la resina. Vabbè, adesso vediamo un po' insieme cosa è venuto fuori qua. Oh, questo è un M&M's bicolore, perché questa l'ho colorata con dei pigmenti però liquidi e sinceramente non è il massimo. E dietro ho messo il pigmento verde che mi è avanzato dagli stampi che abbiamo fatto. Allora, questa è l'M&M's, eccola qui. Poi vediamo la tartaruga, la vediamo per ultima. Vediamo il fiocco, come è venuto. Vediamo un po' il fiocco. Oh, che bello! È venuto bene. Aspettate, volevo avvicinare un po' di più. Eccolo qua. Bello il fiocco, mi piace veramente tanto. Ok, e per ultima la tartarughina. Andiamo a vedere tarta. Tarta. Tartarughina. Eccola qui la mia tartarughina. Che bellina che è. Di solito la faccio con la resina. Ma che bella. Vi faccio vedere praticamente un altro esperimento con i pigmenti, quelli liquidi, e ho fatto la zampotta che nonostante, allora, la faccio con la resina e vengono le bolle qui intorno ai cuscinetti. L'ho fatta con la polvere ceramica e sono venute le bolle lo stesso. Va bene, quindi questo. Poi ho fatto Minnie. Minnie è venuta abbastanza bene. Eccola qui. E qui ho inserito anche qualche glitterino. Si vede, vero? Sì, che si vede, sbrilluccica un pochino. Poi ho fatto Topolino, Mickey Mouse. E qui mi è venuta una piccola bollicina. E poi ho fatto quest'altra zampetta con quest'altro tipo di pigmento che comunque è orrendo, quindi quelli liquidi non vanno bene, mentre il pigmento in polvere va più che bene all'interno della polvere di ceramica. Questo almeno è quello che ho capito. Poi allora su Minnie e questa zampotta. Sì, sono andata a mettere qualche goccia sono gli oli essenziali. Ce l'ho alla vaniglia, alla cannella, poi mi parerò alla rosa, agli agrumi, insomma, ce n'ho di tanti, tanti tipi. Quindi sono andata a mettere qualche goccia di qui di vaniglia, mentre sulla zampotta di cannella. La cannella si sente tanto di più, la vaniglia. Sì, un po' di meno. Adesso li lascio asciugare completamente. Poi anche sul fiocco andrò a mettere qualche goccia di olio essenziale. Poi li metterò in un sacchettino e li userò come profumatori per cassetti. Quindi li metterò magari dove ci sono le lenzuola, insomma, così per profumare un pochino. Voglio vedere un attimino se dovrebbe essere una cosa fattibile. E comunque mi piace l'idea di utilizzare
la polvere di ceramica anche in questi stampi che sono un po' più particolari. Guardate, Jack. Oh, carino, sembra un ranocchietto. Bello, bello. Anche la tartarughina mi piace tantissimo. Il fiocco è venuto strabene. E niente, ragazze, quindi il mio primo esperimento con la polvere di ceramica, diciamo che è riuscito. E nulla, la prossima volta voglio inserire gli oli all'interno, mentre colo la polvere di ceramica, voglio anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale. E sono soddisfatta anche di questa mia prima volta con la polvere di ceramica. Sì, pensavo di fare un epic fail totale, invece no, tranne questa M&M's, che è un po' strana, è leggermente strana. Vabbè, comunque, è bigusto, bicolor, bigusto, è pistacchio, no, com'è? Sì, pistacchio e fragola? O mente fragola? Vabbè, insomma, comunque. Ragazze, che ne pensate? Voi avete mai utilizzato la polvere di ceramica? Se sì, come vi siete trovate? E niente, quindi un video diverso, con un materiale diverso, proprio mai utilizzato in vita mia. Infatti, vi ho detto, era un anno e mezzo che l'avevo, come si dice, era nascosto dentro l'armadio, dove c'ho tutte le cose per creare, era nascosto lì dietro. E quindi stamattina, mettendo a posto, mi è capitato tra le mani, dico, vabbè, facciamoci un video e vediamo un po' che esce fuori. Soddisfatta, mi sono divertita e poi è facilissima da utilizzare la polvere ceramica. Pensavo, chissà, cioè peggio, è più complicata la resina della polvere di ceramica. Ecco, questo sì. Bene, ragazze, io vi saluto, vi mando tantissimi bacioni e niente, ci vediamo poi con i prossimi video. Ciao ragazze e buon pomeriggio. Ciao!